Un brindisi al sapor di vincotto, ben augurante, accompagnato da un sole meraviglioso e tantissima gente. Piazza Plebiscito ad Ariano Irpino si ripopola con gioia grazie agli operatori della terra. La storica festa del ringraziamento anche quest'anno è riuscita a trasmettere le sue emozioni. Una delle ricorrenze più sentite della città, rivolta al mondo agricolo, è tanto cara al compianto Don Carminio Lo Surdo. Un'iniziativa promossa dalla Federazione Provinciale Coltivatori Diretti di Avellino e dall'Ufficio di Zona di Ariano Irpino. Il motivo originario è prettamente religioso: ringraziare il Signore per il raccolto di questa annata agraria ed invocare la benedizione di Dio sui lavori che prepareranno il nuovo. È il giorno in cui simbolicamente la gente del centro abbraccia il popolo della campagna che con sacrificio e grande amore svolge il lavoro quotidiano nei campi. È una festa per la città di Ariano, ma è una festa di Coldiretti. Coldiretti è sempre vicina alla città di Ariano, lo è stata anche nel corso di questo anno, nel momento in cui, in assenza di una politica cittadina, ci siamo fatti parte attiva anche di una politica che era latitante per definire alcuni aspetti normativi legati per esempio alla Tarso. È una festa di ringraziamento per l'attività svolta durante questo anno e anche una prospettiva di auspicio migliore per il prossimo. Un'annata difficile dal punto di vista meteorologico? Purtroppo sì, questo ha attanagliato molto le produzioni olivicole nel caso specifico, ma è un po' tutta l'economia agricola che quest'anno ha subito queste intemperie. Noi però abbiamo delle visioni positive nel momento in cui le prospettive economiche danno ancora conferma anche a livello nazionale che c'è sempre più gente che sta trovando nell'agricoltura, a differenza degli altri settori, la possibilità di sbocco economico che altrimenti non avrebbe. La presenza dei bambini, la presenza dei giovani, molto significativa. È la presenza di una comunità, noi siamo all'interno di una comunità, non siamo avulsi da questa comunità e i bambini ne sono l'espressione migliore per la prospettiva futura. Il suo è un messaggio di speranza? Sicuramente. Una sorta di competizione vera e propria che porta a scegliere e a premiare il trattore più bello, ma la vittoria più importante è l'abbraccio della città al mondo agricolo che tra mille difficoltà rappresenta, grazie a Dio, ancora una forza trainante del territorio, sicuramente da valorizzare di più. Nonostante i tanti guai e le sciagure patite negli anni, la qualità e la salubrità dei prodotti dell'arianese, per fortuna, è ancora garantita a livelli di eccellenza. Oggi sono qui perché ovviamente alle feste della Coldiretti e alla festa degli agricoltori non si manca mai. Siamo accolti da questa giornata straordinaria di sole, sembra di essere in piena primavera. So che insomma la campagna dell'olio non è andata benissimo e speriamo però di avere insomma tutte le altre produzioni invernali, primaverili, estive al meglio, perché insomma se l'agricoltura regge l'economia di questa città.